Angelo D'Angelo è il centrale difensivo e regista di una squadra che sta andando benissimo in questa fase del campionato. Ricordiamo 7 partite, 3 pareggi e 4 vittorie. Non vorremmo sbagliare, è un buon, come dire, inizio di campionato, ma il merito sicuramente anche di una grande difesa, perché insomma avere subito 3 gol in 7 partite è un buon biglietto da visita. Sì, stiamo facendo bene, a parte le prime 2 partite che ci può stare, che magari pareggi con 2 grosse squadre, che alla fine è Camaro e Sant'Agata, che magari sono 2 squadre ottime che si giocano anche loro il campionato. Poi l'unico rammarico è che abbiamo lasciato 3 punti a Ragusa, e questo di qua per noi è l'unico rammarico che ci portiamo. Però tutto sommato stiamo facendo bene, siamo contenti, vogliamo continuare così come stiamo facendo fino adesso. Allora, è un campionato che comincia a delinearsi nelle squadre di vertice e in quelle di bassa classifica. È chiaro che comunque comincia a prendere forma perché il Biancavilla non è lì per caso, il Rosolini è una squadra che ha dei buoni giocatori e parlo anche ovviamente di squadre come la vostra e come il Sant'Agata. Credo che alla fine il campionato stia mantenendo le attese, al di là della sorpresa, se vogliamo chiamarla sorpresa Sì, Rosolini. già si sapeva che magari il Biancavilla, noi, anche secondo me, anche il Paternò, anche se magari queste prime partite non sta facendo tanto bene, però sono sicuro che loro hanno un'ottima squadra e alla lunga escono fuori. Il campionato alla fine è molto equilibrato, ci sono 3-4 squadre che ci giochiamo questo campionato, però alla fine il Rosolini. Sì, è vero, è secondo in classifica, però secondo me sta facendo punti magari per raggiungere prima possibile questa salvezza. Una difesa, dicevo, importante, la vostra. Ormai il mister vi fa giocare da qualche domenica sempre allo stesso modo, soprattutto con le stesse persone. Parlo di te, parlo di Russello e parlo di Godino. Ecco, quant'è importante un'intesa per quanto riguarda un reparto difensivo come il vostro? Noi stiamo facendo bene, io, Russello e Godino, abbiamo preso una quadratura molto importante e non è facile magari che ci fanno gol, perché il mister ci fa lavorare bene tutti i giorni, lavoriamo tanto nella fase difensiva, perciò già quando tu lavori tutti i giorni sempre con gli stessi uomini, già ti abitui già con gli stessi uomini e stiamo facendo bene. Angelo, domani c'è questa partita importante, per voi sono tutte importanti. C'è l'Adrano, non si guarda mai la classifica, come dice il vostro mister, non si guarda in casa d'altri anche con il cambio dell'allenatore. La squadra è stata affidata al secondo dopo l'esonero di Basile, ma penso che per voi non siano assolutamente notizie importanti per quanto riguarda l'aspetto della gara. No, noi affrontiamo domenica la partita all'Adrano come se giocassimo con la prima in classifica. Anzi, ti dico una cosa, per me queste partite sono molto più difficili di quando giochi con una squadra che è prima in classifica. Perché magari, sai, vedi la classifica, ci può stare un calo di tensione, magari puoi fare tipo scivolare il piede e alla fine poi sarà dura recuperare. Però noi stiamo lavorando bene in settimana, il mister sta preparando la partita molto bene, sono sicuro che domenica entriamo in campo per vincere questa partita e dare continuità, perché poi dopo 3 giorni abbiamo un incontro molto importante che è il Paternò e vogliamo fare anche il risultato a Paternò. Okay.